Il signor Lee sarà in cucina a ultimare i preparativi. Ehi, Peter. Ehi, come procede la partita? Come vuoi che vada? Sto vincendo. Fagli il test per la demenza, Pete, perché lo sto stracciando. Beh, l'importante è divertirsi, no? Ah, mi diverto un mondo a bastonarlo. Nei tuoi sogni, svitata. Puoi giocare, Pete. Nocciolina che vince. No, 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 no. La posta è troppo alta per me. Continuate pure. Pensa a ciò che desideri e l'universo esaudirà la tua richiesta. Hey, tutto ok? Beh, passavo di qui. Ehi, Martin, scusa il ritardo. Nessun problema. Tienila impegnata mentre ultimiamo i preparativi. D'accordo. La mia zietta preferita. Peter, che bella sorpresa. Ti aiuto? Sì, certo. Ho degli scatoloni pesanti. No, 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 non intendevo quello. Insomma, sono qui per... volevo parlarti, ecco. Ok. Ok. Peter, sei nei guai forse? Ti servono soldi? No, beh, sono un po' indietro con l'affitto, ma no, sto bene. Problemi di cuore, eh? Cosa? Ma no, figurati. Spero ancora che tu e MJ torniate insieme, lei è unica. È vero, ma... I vostri figli sarebbero bambini stupendi. Wow! Peter? Cosa c'è? Coraggio, puoi dirmelo. Vedi, in questi anni mi hai aiutato con il college e hai lavorato qui. Hai fatto davvero tanti sacrifici, senza mai chiedere nulla. Servirebbero più persone come te a questo mondo. Ha ragione. 5 anni fa sei entrata qui e mi hai detto che le mie opere di bene ti hanno ispirata. Ora sei tu a ispirare me. Grazie, May, di tutto. A tanti altri anni di servizio. Ti ringrazio molto per questa festa. Vorrei poter fare di più. Beh, zia May dice sempre che aiuta qualcuno. Aiuta il mondo. Dovremmo mandare May a scambiare 2 parole con il sindaco. Oh, devo scappare. Grazie ancora per la festa e il resto, l'ho apprezzato davvero tanto. Un messaggio vocale di Yuri, meglio ascoltarlo fuori. Un messaggio di Yuri. Ehi, è scattato l'allarme silenzioso della casa d'aste che si occupa del patrimonio di Fisk. Puoi controllare, con discrezione, non voglio dare spettacolo per nulla. Il patrimonio di Fisk in vendita? Che ridere! Chissà cosa si nasconde negli armadi di Kingpin. Ehi, che si dice? Ora chiamo la polizia! Continua così!
Peter, non ti ho più visto alla festa. Sì, sono andato in laboratorio, scusa. Non devi scusarti. Quello che hai detto significa molto per me. A volte mi sembra di non fare abbastanza. Non pensarlo nemmeno. Dopo aver perso i miei genitori e zio Ben, non so proprio dove sarei finito senza di te. Neanche io ce l'avrei fatta da sola, Peter. Volevo solo che tu lo sapessi. Zia May, io non so cosa dire. Oh, me, il signor Lee ha bisogno di me. Devo andare. A presto, tesoro. Ti voglio bene. Anch'io, May. New York è rumorosa, ma la mia maschera può isolare le voci ovattate, come quella di una vittima di rapimento. Discrezione. Meglio un ingresso sul retro. Sto perdendo la pazienza. Dov'è quel dossier? C'è altra gente qui. L'avranno preso. Quelle maschere. Chi sono questi tizi? Qui ci siamo solo noi. Dobbiamo trovare il dossier. Altrimenti ti uccido. Brutta storia. Se mi scoprono, la uccideranno. Devo agire in silenzio. Yuri. Non era un falso allarme. Abbiamo degli uomini armati a volto coperto e un ostaggio. È in corso una rapina. Ricevuto. Invio delle pattuglie. Nel frattempo assicurati che la situazione non precipiti. Contaci. Posso allertare gli altri. Sembrano comodi avvolti nella ragnatela. Serve una tela dall'alto. Attento.
impazientirmi. È un'altra donna, ve l'assicuro. Deve avere lei il dossier. Se qui c'è qualcuno, dov'è? Non lo so. Muoviti, Pit, prima che i delinquenti delinquano. Yanjing Zhendadian, you kai le. Bene. Ehi, quella cos'è? Sono sicuro appartenga... Fermo! Amico, se avessi una moneta per ogni fermo... Ehi, Pete. MJ, che cosa ci fai qui? Quello che fai tu, lavoro. O almeno, ci provavo. Oh, questa deve essere tua. Sì, grazie. Robby ti ha chiesto di coprire una rapina per il Bugle. Beh, in realtà Robby non sa che sono qui. E fino a poco fa non c'era nessuna rapina. Ti spiego. Posso aiutarla? Salve, Mary Jane Watson, scriverò un pezzo sulla Stati Fisk. Salve. Craig l'aveva annunciata per domani. Mi piace bruciare le tappe. Beh, a me no. Temo dovrà tornare domani. Certo, d'accordo. Mi scusi. Ehi, Craig! No, mi spiace, è che... A quanto pare dovremmo scegliere qualcos'altro per la copertina. Non lo so, magari il pezzo sull'espressionismo? A ripensarci, possiamo anticipare a oggi. È sicura? È qui, cogliamo l'occasione. Grazie. Craig, non importa, tutto ok. Cominciamo. Si guardi intorno, familiarizzi con le opere. Quando vuole, mi trova accanto alla statua del Baku. D'accordo. Nel loro primo scontro, Fisk ha usato questa per affettare Peter. Quella volta Peter è fuggito. È crollato mezzo morto nel mio giardino e ho dovuto rubare la macchina di papà per portarlo in ospedale. Il primo dei troppi momenti MJ infermiera. Non sopporto questa immagine. C'è troppa tensione tra le due figure. Kyoto, che meraviglia. Una parte di me vorrebbe mollare tutto e viaggiare per il mondo. Ma la mia vita e il mio lavoro sono qui. Chi era per Fisk questa... Mi avvisi quando è pronta. Certamente. Svelò al mondo oscuri crimini. Giornalismo investigativo vecchia scuola. Mi piace. Mai piaciuto questo bastone. Troppo kitsch. Iniziamo dal pezzo forte. Un kaki e mombaku unico nel suo genere. Magnifico. È un mifune? Esatto. Il signor Fisk ha... un gran gusto.
Conosceva bene Fisk prima del suo arresto? Solo in termini professionali. Ho gestito molte vendite per lui. Andiamo avanti, prego. Allora, la colorazione a chiazze di quest'opera si richiama alla tradizionale tecnica Tarashikomi. I due Nio lasciano senza fiato. Non mi sorprende che Fisk amasse questo posto. È nel suo stile. Lui amava il dualismo. La distruzione grida, ma la creazione opera in silenzio. Scatti una foto, prego. Si sono mai verificate anomalie nelle vendite che ha gestito per lui? No, no, certo che no. Non che io sappia. Guardi gli intarsi d'oro su questo servizio da tè cerimoniale. Ho un amico in procura e lui pensa che Fisk si occupasse d'arte per riciclare merci rubate. Io non sono al corrente delle sue operazioni. Oh, no, certo. Mi stavo solo chiedendo, ora che è in prigione, se non avesse mai notato nulla di strano. Senta, si sta facendo tardi e ho altri impegni. Forse è ora di scattare la foto di copertina. Quando ha saputo di lei, il mio amico della procura ha detto che il suo nome gli suonava familiare. Pensi alla foto, per favore. Si metta lì. È proprio sicura di non voler dire niente riguardo le attività di Fisk? Neanche in via ufficiosa? Non credo che i vostri lettori siano interessati a... Cavoli. Aspetti qui. Oh, un attimo. Ma... è... e non dovrebbe essere qui. Scatto una foto. Pronto? Craig, mi senti? Non c'è segnale. Craig, ti richiamo dopo. Mia cara, credo sia ora di salutarci. Sì, potrei usare un attimo il bagno? Certo, mi segua. Grazie. Questa è... una galleria splendida. Senza dubbio, ma non speri di rivederla in futuro. Il bagno è dietro l'angolo. Faccia presto. Certo. Torno subito. Ciao Craig, speravo di sentirti. Perché la giornalista che hai mandato non vuole affatto scrivere un articolo promozionale. No, è ancora qui. Devo entrare nella stanza privata. Se ho ragione su quella statua, ne uscirà una storia senza... Male. Come ha rimandato l'appuntamento? Se non è la tua giornalista, allora chi è? Chi c'è nella mia casa d'aste? Oddio. No, tu non sistemi un bel niente. Primo, faccio arrestare su due piedi Miss Giornalismo Investigativo. Secondo, Craig, ti strappo personalmente la testa dal collo. Cavolo, è fuori di sé. Certo che è una minaccia, Craig. Pete me ne aveva parlato. Fisk lo usava per nascondere le prove. Perché la polizia non l'ha preso? So che questa statua si apre. Ma come si fa? Dietro di loro c'è il Nio. Ma sembra diverso. La statua si muove. La classica posizione del potere latente. Bocca chiusa, braccio sinistro. Ha qualcosa in mano.
Forse questi pezzi si muovono. Il catalogo indicava due posizioni: bocca chiusa, braccio sinistro giù, palmo destro rivolto in avanti. Sì, grande. Ci sono quasi. Manca solo un pezzo. Qualcosa in mano. Ma cos'è? Mi sembra di averle già viste. Così non va. Potrebbe, ma non è quella giusta. Norman Osborn. E questo cosa? Respiro del diavolo. Cosa sarebbe? Ma che? Signore, mi scusi. Non può! Ci mancava. Dov'è la statua? Là dentro. Stavo scappando verso l'uscita quando ti ho visto. Sei fortunata a essere viva. Guarda che ti ho salvato la pelle poco fa. Comunque, non so chi siano gli uomini mascherati, ma vogliono questo. E io non posso andarmene finché controllano le uscite. D'accordo. Ok, tu nasconditi là e aspetta di avere via libera, penso io ai cattivi. È un buon piano. È bello vederti. Anche per me. Anche se non era l'incontro che avevo in mente. Strano. Io invece lo immaginavo così. Ma forse ha cambiato profumo. Ah, c'entra di Pit. Sì, certo. Devo
Devo togliere di mezzo quei ceffi prima di proseguire. Ok, Pete, sono nascosta vicino all'ingresso. Avvertimi quando la via è libera. Ricevuto. Ma perché tante storie per un dossier? Cosa c'è dentro? Appunti sul respiro del diavolo. Fisk è stato incaricato di creare un laboratorio segreto. Non è chiaro cosa sia questo respiro del diavolo, ma Fisk sembra temerlo al punto da paragonarlo a un vaso di Pandora. E Fisk non si spaventa facilmente. Devi portare quel dossier via da qui. Aspetta. Meglio non ci siamo. Ok, la stanza è libera. Questo era l'ultimo. No! Lasciami andare! MJ! Fermi! No! Via! Prendere ostaggi da vigliacchi, ragazzi! Perché le vostre mani brillano in quel modo? Siete fantasmi! Non ho mai combattuto un fantasma! Cioè, ho affrontato vari spettri prima d'ora, ma tecnicamente gli spettri non sono fantasmi. Tutti i fantasmi sono spettri, ma non tutti gli spettri sono fantasmi, chiaro, no? Ah, più che un fenomeno soprannaturale, questa sembra energia. Ok, lascio affrontare un fantasma nella lista delle cose da fare. Get out!
Niente, woman. Allenamento niente male. Ah, sembra antica. Conosco qualcuno che può aiutarmi a scoprire da dove arriva. Ci penserò dopo. Ho parlato con Craig. Non sei una sua giornalista. E non scrivi nemmeno per l'Heritage. Mai detto di esserlo. Piacere. Mary Jane Watson, Daily Bugle. Tu non scriverai neanche una parola di quanto hai visto qui oggi. Sto registrando. Cosa sa del dossier rubato da quegli uomini mascherati? Cosa? Io non... E cosa mi dice di tutta la refurtiva di Fisk battuta da questa casa d'aste? Il suo direttore risponderà al nostro avvocato. Da Mick. Come se questi mesi non fossero esistiti. Da quando Mick è un ristorante italiano? Non lo so, ma vado matto per queste patatine. Hai ragione, le migliori in assoluto. Allora, come va al Bugle? Visto il messaggio che mi ha inviato, pare che Robby se la sia presa parecchio riguardo la mia ultima buffonata. Sembra che dovrò rivolgermi all'ufficio legale, di nuovo. Nah, appena leggerà l'articolo vedrai, sarà entusiasta. Invece, i tizi mascherati, che ne pensi? Beh, che siamo a New York. E tu? Sento che dietro c'è qualcosa di più grosso. Ma non parliamo solo di lavoro. A te come va? Hai avuto quella promozione? No, ma siamo praticamente a un passo da un traguardo epocale. Sai che la Oscorp ti assumerebbe al volo, vero? Una telefonata aerea. Certo, ma Octavius aiuterà milioni di persone. Voglio dire, è la scelta giusta, è quello che devo fare. Sembra quasi che sia più importante del tuo altro lavoro. Non ti avevo mai sentito parlare così. Si cambia molto in 6 mesi. Perché mi hai chiesto di uscire? Beh, solo per una cena tra amici. Amici? È questo che siamo? Perché no, potremmo esserlo, se è quello che vuoi. Abbiamo un sacco di trascorsi. Sì, è vero, ma... forse è così negativo, insomma, un sacco può contenere cose utili, che ne so... Dei soldi, le chiavi, regali di Natale. Ricordi perché ci siamo lasciati? Domanda trabocchetto, vero? Salvato dalla sirena. Ci sentiamo dopo. Va. Bello vedervi di nuovo insieme. Siete sempre stati i miei preferiti.